Buongiorno a tutti, ecco gli eventi di questa settimana, da domenica 26 settembre a sabato 2 ottobre. Per maggiori informazioni, due sono i punti di informazione e accoglienza turistica nel territorio, sottomarina in lungomare Adriatico e a Chioggia presso il Museo Civico. Il contatto telefonico è lo 041 40 36 52. In Calle San Giacomo, allo studio G1, continua la mostra personale di Luca Pagan ed Emanuela Pagan, fratello e sorella, che proseguirà fino al 30 settembre. Realizzano entrambi opere di grande impatto, Luca con un magistrale tocco dell'aerografo ed Emanuela dedicandosi a scorci di Chioggia in bianco e nero. L'ingresso della mostra è libero, l'orario va dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20. Per quanto riguarda i musei chioggiotti, il Museo Diocesano sarà visitabile il giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì e il sabato e la domenica dalle 15 alle 17. La Pinacoteca della Santissima Trinità il giovedì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. La Chiesa di Santa Caterina sarà visitabile la domenica pomeriggio dalle 17 alle 20. Intanto, al Museo Civico della Laguna Sud San Francesco fuori le mura proseguono i preparativi per l'allestimento della mostra Un artista precoce conosciuto come Banksy, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, una collezione di 22 opere originali ed alcuni video. L'inaugurazione avverrà il prossimo 1 ottobre. Continua la mostra di pittura e scultura degli artisti Edoardo e Davide Marcon fino al 30 settembre, a Chioggia verso Vigo, al Palazzo delle Figure. Una serie di altorilievi realizzati con un certosino lavoro di scavo eseguiti da Edoardo e suggestivi quadri dipinti dal figlio Davide al piano superiore. Potete visitarla tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 19 alle 22. Domenica 26 settembre, all'Auditorium San Nicolò, domenica 26 dalle ore 17:30, si tiene per la 47ª stagione concertistica, organizzata dalla Gioventù Musicale d'Italia, sede di Chioggia, il Quartetto di Brescia a quattro tromboni, con l'esecuzione di Stefano Bellotti, Davide Biglieni, Alberto Predetti e Emanuele Quaranta. Il costo del biglietto è di 5 euro, la prevendita si tiene presso la sede di Palazzo Ravagnan, in Rivavena. Domenica 26 verrà allestito un grande mandala in piazza Vigo, nel contesto della Festa della Riconoscenza 2021. Il titolo dell'evento sarà Siamo un unico respiro e si svolgerà nel corso di tutta la giornata a cura di Insieme Arte a Mare Chioggia. L'evento era previsto per la scorsa settimana, ma è stato posticipato a causa del brutto tempo. Sempre domenica 26 al Bosco Nordio si terrà una giornata speciale dedicata agli insegnanti e alle loro famiglie, per cimentarsi personalmente in alcune delle coinvolgenti attività proposte all'interno della riserva dalle ore 11 alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria. Domenica 26 settembre al Cinema Don Bosco dalle ore 15 alle ore 17:30 doppio spettacolo per il film Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli. Alle ore 21 il film Il Silenzio Grande. Lunedì 27 a Borgo San Giovanni ci sarà un'interruzione dell'energia elettrica dalle ore 14 alle 16:30 per i civici 43, 61, 87, da 107 a 109A e 127. Martedì 28 settembre, a partire dalle 13:30 all'Hotel Airone in lungomare Adriatico, si terrà la conferenza stampa con Luca Zaia nell'ambito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, in appoggio alla candidatura di Mauro Armelao a sindaco per la città di Chioggia. L'evento rafforza l'unità del centrodestra. Mercoledì 29 settembre, al Cinema Don Bosco, alle ore 21, il film Il Silenzio Grande. Venerdì 1 ottobre, inaugurazione della mostra Early Artist Noyes Banksy 2002-2007 Prince Selection al Museo Civico della Laguna Sud San Francesco fuori le mura in Campo Marconi. La mostra, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, sarà visitabile dal 1 ottobre al 9 gennaio 2022.
a parlare al posto di colui che nessuno ha mai visto e di cui nessuno conosce il volto saranno le sue opere, immagine e forme di inaudita potenza etica, evocativa e tematica. Sarà in mostra una selezione di numerose serigrafie originali, quelle che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici. Sono queste le immagini che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo. Il Lions Club Chioggia Sottomarina, con il patrocinio della città di Chioggia e della Fondazione Santissimi Felice e Fortunato, per il ciclo di conferenze Vivere da Protagonisti, presenta al convegno la realtà diocesana clodiense, a partire dalle ore 17.45 presso la Pinacoteca dell'Oratorio della Santissima Trinità. Tutta la cittadinanza è invitata. Al cinema Don Bosco, alle ore 21, il film Dune di Denis Villeneuve. Sabato 2 ottobre, sempre al cinema Don Bosco, alle ore 17, il film Space Jam, New Legend, mentre alle ore 21, replica del film Dune di Denis Villeneuve. Buon divertimento, quindi, e alla prossima settimana. Ciao a tutti!